Ciao ragazzi, benvenuti a Napoli, una delle nostre città del cuore e secondo noi in assoluto una delle città più belle del mondo. Io ho anche origini napoletane e proprio da qui inizio il nostro sesto viaggio con Dorelan Regeneration. Trascorreremo a Napoli 4 giorni e visiteremo insieme la città. Assaggeremo i suoi piatti tipici e saliremo su uno dei suoi simboli per eccellenza, il Vesuvio. Il nostro viaggio comincia dalla famosissima piazza del Plebiscito, che si trova proprio nel centro storico della città ed è la piazza più grande di tutta Napoli. Proprio qui si usa fare un antico gioco che consiste nell'attraversarla bendati dalla porta di Palazzo Reale, passando in mezzo alle statue equestri. Nessuno riesce mai in questa difficile impresa, probabilmente per una pendenza presente sul pavimento che non permette di proseguire dritti. Si narra anche di una maledizione lanciata dalla regina Margherita che concedeva la salvezza ai prigionieri che sarebbero riusciti ad attraversarla. Ovviamente nessuno ce l'ha mai fatta. Qui in Piazza del Plebiscito c'è la chiesa di San Francesco di Paola. Entriamo a dare un'occhiata. Il video è appena cominciato, ma ci facciamo già una pausa. Ci beviamo una tazzurella e caffè allo storico caffè Gambrinus. Adesso vi portiamo alla Galleria Umberto I. Qui si usa fare una foto proprio al centro della galleria. O sul proprio segno zodiacale, il mio è questo, gemelli. Questo invece è il mio, pesci. Adesso raggiungiamo una delle nostre zone preferite di Napoli, i quartieri spagnoli, attraversando via Toledo. Intanto un po' di street art. Lo sappiamo cosa state pensando, fino a qualche anno fa infatti i quartieri spagnoli erano la zona più malfamata di Napoli. Oggi invece è cambiato tutto ed è una delle zone più caratteristiche e folcloristiche di Napoli. I quartieri spagnoli sono caratteristici per i vicoli stretti, i panni stesi e le trattorie tipiche. E a proposito di trattorie, adesso si è fatta ora di pranzo, andiamo a mangiare qualcosa di buono da Nennella. Non bellissima ma buonissima pasta patate, provola e pancetta. E ora per il secondo friarielli. Polpette al ragù e mozzarella di bufala. Comunque abbiamo mangiato benissimo e quanto abbiamo speso? Primo, secondo, contorno, acqua e caffè? 12 euro a testa. E quanti chili prenderemo dopo questo viaggio a Napoli? Un paio sicuramente. Comunque adesso stiamo andando al Murales di Maradona, che per questa città è considerato un vero e proprio dio. Pazzesco quanto sia amato. Qui addirittura Maradona è vestito come San Gennaro. Per digerire a Napoli esiste un metodo infallibile. Ora andiamo da Carolina in piazza Trento e Trieste a provare la gassosa Cosce Aperte. Si chiama così perché per non sporcarsi bisogna inevitabilmente aprire le gambe. Ora ci troviamo a Castelnuovo, come potete immaginare dal nome è il castello più nuovo di Napoli e conosciuto appunto dai napoletani come Maschio Angioino. Ci stiamo spostando da Castelnuovo a Castel dell'Ovo e dovete sapere che questo nome ci ha destato sempre molta curiosità. C'è una leggenda infatti che narra che il poeta Virgilio nascose nei sotterranei del castello un uovo magico che avrebbe mantenuto il castello intatto e protetto Napoli dalle sciagure. Un giorno però a parte il castello crollò e la regina del tempo, per non generare il panico nella popolazione, dovette giurare di aver sostituito l'uovo. Promettendo quindi che non ci sarebbe stato nessun grave disastro nella città. Oggi è stata una giornata bella e intensa, abbiamo camminato più di 10 km. Adesso andiamo a riposarci un po' perché domani ci aspetta una gita che stiamo veramente sognando da troppo tempo. Ragazzi, che dormita questa notte, eravamo davvero stanchi da ieri. Comunque adesso siamo felicissimi perché vi portiamo sul cratere del Vesuvio. A Napoli ci sono un sacco di escursioni guidate e organizzate per andare sul Vesuvio, ma noi come sempre opteremo per il fai da te e ci andremo con i mezzi pubblici. Siccome non è proprio immediato capire come raggiungerlo, ve lo racconteremo step by step. Biglietti della metro appena fatti, costo del biglietto 1,10 euro per raggiungere la stazione Garibaldi.
Adesso con la linea circumvesuviana dobbiamo raggiungere la stazione di Ercolano Scavi. Appena arrivati ad Ercolano, subito fuori dalla stazione di Ercolano Scavi troverete la biglietteria per fare i ticket. Il biglietto per entrare al cratere, più la navetta, un prezzo di 25 euro a testa, quindi 50 euro in due. Inizia la nostra camminata verso il cratere, il percorso non è lunghissimo, è lungo circa un chilometro, però è un po' ripido. Però è assolutamente fattibile, non serve neanche chissà quale attrezzatura, bastano delle scarpe da ginnastica perché è sterrato e ci sono un po' di sassi qua e là. Guardate che panorama da quassù, si vede tutto il golfo e quella città ovviamente, la bellissima Napoli. Comunque qua fa più freddino rispetto a Napoli. È vero, ci saranno almeno 10 gradi in meno tutti. Dopo circa una trentina di minuti siamo arrivati in cima al cratere. C'è un vento assurdo qui su, ma lo spettacolo è da lasciare senza parole. Adesso vi facciamo vedere tutto. Eccoci lì nell'ombra, siamo in cima al Vesuvio. Ecco qua il cratere con la sua terra rossa. Il cratere è veramente enorme, non ce l'aspettavamo così grande. Poi il pensiero che possa eruttare da un momento all'altro ci mette un pizzico d'adrenalina. Siamo di ritorno verso Napoli, il vento continua a soffiare imperterrito, non si placa proprio. Qui la natura non scherza, però ci si sente belli vivi quassù. Siamo appena tornati a Napoli e dobbiamo essere sinceri, siamo un po' provati e un po' affamati. Non abbiamo neanche pranzato e adesso ci gustiamo una bella sfogliatella. Buonissima. Dopo la fatica di oggi, oltre alla sfogliatella, ci meritiamo anche una bella pizza da Michele. C'è un po' di fila, ma aspettiamo. Eccola qua, la pizza più famosa di Napoli. Ma anche del mondo, forse. Questa mattina ci viziamo con la colazione a letto. Terzo giorno a Napoli, lo iniziamo visitando il suo cuore, il centro storico della città. Speriamo bene perché abbiamo già sentito qualche goccioline, potrebbe piovere da un momento all'altro. In più oggi c'è un sacco di gente e non si riesce quasi a camminare. Stiamo attraversando Spacca Napoli, il decumano che collega i quartieri spagnoli a Forcella e divide in linea retta la città. Speriamo domani di riuscire a farvela vedere dall'alto. Un luogo da non perdere assolutamente nel centro storico di Napoli è il monastero di Santa Chiara, quindi il suo bellissimo chiostro. Il biglietto per entrare viene 6 euro ed è in assoluto la nostra chiesa preferita di tutta la città. Pensate che fu anche uno dei primi luoghi ad ospitare un monastero sia femminile che maschile nella stessa struttura. È bellissimo questo posto, pieno di maioli, che poi è coloratissimo anche oggi che c'è il cielo un po' grigio. È molto difficile però fare delle riprese perché è pieno di gente che vuole scattarsi selfie, giustamente. Siamo arrivati ora in piazza San Gaetano e qui dietro c'è l'ingresso alla Napoli sotterranea. Infatti in pochi sanno che a Napoli, nei suoi sotterranei, è nascosta un'altra città parallela che si sviluppa in vari cunicoli. Noi siamo stati a Napoli varie volte, l'abbiamo già visitata e vi consigliamo di farlo assieme alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. A proposito di Napoli sotterranea, abbiamo una leggenda molto carina da raccontarvi, quella del Monaciello. O Monaciello era un uomo di bassa statura che si occupava di tenere pulite le cisterne della città. Spesso tramite i sotterranei si intrufolava nelle case degli aristocratici per rubare qualcosa o per incontrare le proprie amanti. I monacelli lasciavano le amanti dei doni in modo che quando fossero tornati i mariti non avrebbero sospettato di nulla e anzi sarebbero stati molto felici. Poveri mariti, cornuti e contenti. Stiamo per entrare in una delle vie più iconiche della città, San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Qui ci sono un sacco di botteghe artigianali in cui vengono creati a mano presepi, statuine e anche le statuine dei personaggi famosi. Qua per esempio abbiamo Papa Francesco, la Merkel, Malgioglio. Qui sotto Pino Daniele. Qua Pino Daniele, Kobe Bryant. Raffaella Carrà.
Maradona ovviamente non manca mai. Poi qua proprio l'altarino perfetto, San Gennaro, Maradona e Fino Daniele. Si dice che questa zona abbia origini antichissime, infatti ai tempi dei Romani sorgeva qui un tempio dedicato a Cerere. Alla dea venivano portate come ex voto delle statuine di terracotta. Guardate qua che belli e quanti dettagli che hanno questi presepi. Tutti fatti a mano. Bellissimi. Tutti gli accessori per il presepe. Ecco i monacelli di cui vi abbiamo parlato prima. Siamo appena tornati in camera, anche oggi come gli altri giorni ci siamo fatti più di 12 km a piedi. Adesso andiamo a riposarci finalmente perché domani ci aspetta l'ultimo giorno a Napoli. Quarto giorno a Napoli, comincia con il diluvio. Piove, piove incessantemente, ma non importa, non demordiamo perché è affascinante ugualmente, anzi ci consoliamo perché dedichiamo la giornata al cibo che a Napoli non manca. Ma prima vi portiamo un goppo a vomero come avevamo promesso ieri e vi facciamo vedere Spacca Napoli dall'alto. Yam, 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 yam. Percorrendo via Toledo abbiamo raggiunto la funicolare centrale, ora andiamo a prendere il biglietto. Arrivati. Ragazzi, noi a San Martino ci siamo arrivati, purtroppo la giornata è quella che è, quindi dovete avere un po' di immaginazione. Provate soprattutto ad immaginare questo panorama col sole, oggi purtroppo c'è molta foschia, ma a voi Spacca Napoli. La vedete, eccola qua. Adesso già che siamo qui andiamo a mangiarci qualcosina alla friggitoria Vomero. Abbiamo preso un bel cuoppo con tanti frittini misti. Assaggiamo. Buoni, buoni, buoni. Prezzo del cuoppo, pieno di cose super buone. 3 euro. Oggi a Napoli ci muoviamo con i mezzi e prendiamo la metropolitana che è anche una delle più belle al mondo. Adesso ci spostiamo in via dei Tribunali perché continua il nostro food tour. E ora la pizzeria di Matteo. Pizza portafoglio, 1,50 euro. Ora cerchiamo un caseificio per assaggiare anche la mozzarella. Wow, guarda quanto ne esce. Buonissima, buonissima. Com'è? Speciale. Non ho parole. Ora ci prendiamo un bel papà. L'abbiamo preso al pistacchio. Intanto ecco a voi il Duomo di Napoli. Cominciamo ad essere un po' pieni, però un po' di spazio per l'ultimo assaggio di oggi c'è ancora. Ci siamo spostati quindi al quartiere Sanità per assaggiare il fiocco di neve. Da Popella. Ed eccoli qua. I famosi fiocchi di neve. Wow. Buonissimo. Che bontà, madonna. Buoni. Siamo appena tornati in camera e quella di oggi è stata una giornata lunga, molto umida, però gustosa. Come vi accennavamo ad inizio video, questo è l'ultimo viaggio con Dore la Regeneration, purtroppo. Domani infatti ahi noi ci tocca tornare a Milano. E come di ritorno da ogni viaggio ci si sente un po' tristi ma molto arricchiti. Questi 6 viaggi con Dorelan ci hanno insegnato tantissimo, dobbiamo essere sinceri, abbiamo anche scoperto un mondo che è quello della rigenerazione che prima d'ora conoscevamo poco anche noi. E siamo felici di averlo fatto scoprire anche a voi meta dopo meta. La cosa più importante che abbiamo imparato però, oltre a prenderci cura di noi stessi, è che per star bene bisogna essere felici. Napoli è una città che da sempre riesce a renderci felici e anche questa volta l'ha fatto. Questa volta non basterebbe un intero diario della gratitudine per scrivere tutte le cose per cui siamo grati. Ringraziamo tantissimo Dorelan Regeneration per tutte le esperienze che ci ha fatto vivere e tutti voi che ci avete seguito. Al prossimo viaggio!